benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione su TSD. È tutto pronto per la serata di gala che vedrà il musicista jazz di livello internazionale Paolo Fresu ricevere il premio Cortona Antiquaria 2018. Con questo riconoscimento, fa sapere il comune di Cortona in una nota, vogliamo rendere omaggio con affetto e ammirazione al musicista per aver riportato alla luce, con ancora più forza ed efficacia, l'antica spiritualità della città ed aver rafforzato la consapevolezza verso la nostra comune storia spirituale. La serata di premiazione si terrà questa sera alle 21:15 presso il Teatro Signorelli e vedrà come ospite musicale il pianista jazz Simone Graziano, giovane e talentuoso artista titolare della cattedra di pianoforte presso la Siena Jazz University, nonché presidente dell'Associazione Jazz Italiani. Commemorazione di Monte Pomponi, omaggio della Folgore alla memoria di Eldo Capanna ed Otello Boccherini. Il servizio. Giorno indimenticabile oggi a Monte Pomponi. Siamo a commemorare nel 74esimo anniversario il sacrificio dei nostri due eroi, tenente paracadutista Eldo Capanna, sergente paracadutista Otello Boccherini, che nel 3 settembre del 1944 si immolarono fino all'estremo sacrificio per la libertà della patria. Per noi, come Associazione Nazionale Paracadutisti d'Italia, sezione di Arezzo e provincia che mi onoro di presiedere, è veramente motivo di orgoglio ogni anno ritrovarsi qui in questa circostanza per ricordare i valori che hanno espresso questi due eroi: amor di patria, senso del dovere, spirito di sacrificio, coraggio, attaccamento alla specialità dei paracadutisti. Oggi addirittura per il secondo anno consecutivo abbiamo avuto l'onore, per noi è un grande onore, a fare quadrato perfetto alla cerimonia la presenza del 185° Reggimento Ricognizione, Acquisizione e Obiettivi della Folgore, che sono gli eredi e custodi spirituali dei valori delle nostre due medaglie d'oro al valor militare. Dicevo, oggi sono presenti come l'anno scorso e omaggeranno dal cielo i nostri eroi con un lancio dei propri paracadutisti. La Fraternita dei Laici ha portato a termine un'azione di recupero del più antico manoscritto di Guido di Arezzo. Siamo nell'undicesimo secolo, custodito presso la Biblioteca Monumentale dell'Abbazia di Monte Cassino. Un impegno non solo culturale, ma anche economico da parte della Fraternita, che ha portato alla pubblicazione del manoscritto Codice 338, nel quale è riportato il metodo musicale inventato da Guido Monaco, corredato da note illustrative e dotate relazioni. Il libro sarà presentato nelle prossime settimane. Si è concluso lo scorso 29 agosto il Festival Internazionale di Musica d'Organo. Abbiamo tracciato con il guardiano della Verna, padre Francesco Brasa, un bilancio della 31ª edizione. Il servizio. Lo scorso 29 agosto, nella suggestiva cornice della Basilica del Santuario della Verna, si è tenuto l'ultimo appuntamento della 31ª edizione del Festival Internazionale di Musica d'Organo, la manifestazione musicale organizzata dal Comune di Chiusi della Verna in collaborazione con la comunità francescana, sotto la direzione artistica del maestro Eugenio Maria Fagiani. La kermesse musicale, che in questa edizione si è sviluppata in sei intense ed emozionanti serate, è una delle iniziative culturali più prestigiose dell'intera estate casentinese. Protagonista assoluto del sesto e ultimo appuntamento è stato l'organista irlandese Raymond O'Connell, che ha spaziato dalle musiche di Bach, Stanford e Jury Flea. È sicuramente un'esperienza molto bella che ci aiuta a far esprimere il nostro organo monumentale, un organo sinfonico, ecco, al pieno della sua potenzialità, ecco, che noi generalmente lo usiamo per l'accompagnamento della liturgia, e quindi sentirlo, ecco, esprimersi in questi pezzi di alta composizione, ecco, è sicuramente una cosa molto bella. È molto bello radunare qui alla Verna il solito gruppo folto, ecco, di appassionati, di fedeli del nostro festival e ascoltare insieme. Ecco, sicuramente è una cosa bella, ecco, che fa fraternità attorno a qualcosa di bello che è la musica.
La stagione dei funghi sta per iniziare e l'ispettorato micologico del Dipartimento della Prevenzione dell'azienda ASL Toscana Sud-Est comunica che a partire da oggi i tecnici della prevenzione garantiscono il servizio di consulenza gratuita ai cittadini. L'obiettivo è di prevenire le intossicazioni da funghi tossici e velenosi che si verificano puntualmente ogni anno durante la stagione fungina. Liturgia e giovani. A Camaldoli la riflessione dell'Associazione dei professori e cultori di liturgia. Ne parliamo nel TSD Focus di questa sera. Per il momento è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione e ovviamente buon proseguimento con i programmi di TSD. Arrivederci. Ha preso il via a Camaldoli la settimana liturgica dell'Associazione dei professori e dei cultori di liturgia. Al centro di questo momento così importante a Camaldoli c'è il tema dei giovani, quindi del rapporto appunto tra giovani e liturgia. Cosa sta emergendo e perché avete scelto questo tema? È chiaro che la scelta del tema ha molte ragioni. La prima più immediata è quella dell'occasione di un sinodo che la Chiesa si appresta a fare e che ha già mobilitato tanti giovani a livello ecclesiale, non solo, per riflettere, per prendere in mano una situazione che potremmo dire dal punto di vista dell'appartenenza ecclesiale manifesta anche alcune difficoltà, alcune ragioni di crisi. Ecco. E quindi l'occasione di riflettere sui giovani è stata posta anzitutto da questo evento, però è anche vero che la pastorale normale delle nostre comunità cristiane, delle chiese, delle diocesi ha qui un nodo da affrontare, da risolvere nel rapporto con i giovani. E a noi liturgisti interessava mettere in relazione i giovani con le celebrazioni, con la vita liturgica di una comunità cristiana, dove ci sono ulteriori, potremmo dire, difficoltà o forse le stesse difficoltà che si trovano nell'appartenenza ecclesiale, nel vissuto cristiano come tale. Ci interessa però conoscere, mettere a fuoco di più la realtà giovanile, perché non è solo difficoltà, non è solo problema, ci sono anche grandi risorse all'interno di queste delle esperienze dei giovani, grandi energie che forse attendono di trovare il modo di diventare fruttuose, di incanalarsi in percorsi buoni. E viceversa la liturgia potrebbe imparare qualche cosa dal confronto con la realtà giovanile. Forse imparare a ritrovare autenticità. I giovani spesso chiedono una qualità alle celebrazioni, che non è riducibile a fare celebrazioni in stile giovanilistico, ma è celebrazioni che alimentino veramente una spiritualità, che facciano fare esperienza dell'essere comunità cristiana davanti al Dio che celebra la grazia del Dio di Gesù Cristo. Ecco, tutto questo è una sfida che chiede di riflettere e noi facciamo questo compito, ma chiede poi anche di tentare di entrare nel pratico, quindi di domandarci quali scelte sono opportune fare, quali percorsi di pastorale, quali sfide in fondo ci attendono come Chiesa. Si sta svolgendo a Camaldoli la settimana liturgica dell'Associazione dei professori e dei cultori di liturgia. Si è parlato del ruolo della musica in ambito liturgico, qual è la funzione che può svolgere anche in ambito educativo, con particolare riferimento ai piccoli e ai giovani? Sì, nella mattinata abbiamo visto un pochino quanto è complesso il rapporto tra la musica che amano i giovani e appunto la liturgia, come spesso quello che cantano i giovani all'interno delle nostre celebrazioni non è pertinente al rito stesso, anzi alcune volte proprio per la forte carica emotiva che questi canti appunto portano, i giovani vengono anche portati fuori dal rito stesso. Secondo me un elemento molto importante è l'educazione musicale dei giovani per poter far sì che cantino o musica forse più adeguata alla liturgia e più pertinente all'azione liturgica stessa e musica anche di una qualità migliore. Questo
potrebbe iniziare anche nei cammini di iniziazione cristiana. Nella mattinata di oggi abbiamo visto anche un po' che tipo di formazione liturgica viene proposta durante i cammini di iniziazione cristiana. Si nota, non se ne è parlato, anche un'assenza di una formazione musicale, e questo potrebbe costituire un cammino proficuo per permettere di partecipare alla liturgia ai bambini, ai ragazzi e poi ai giovani e futuri adulti. A Camaldoli si svolge la settimana dell'Associazione dei Cultori di Liturgia, dei professori e dei cultori di liturgia. Lei è intervenuto sul tema di cui appunto si occupa questa settimana, ovvero del rapporto tra giovani e liturgia. Quali sono le sfide, a suo modo di vedere, aperte in questo ambito? Il mondo giovanile, e diremo il mondo di oggi, perché i giovani sono per questo aspetto lo specchio di una realtà che riguarda anche gli adulti fondamentalmente, è molto attento all'ambito della sensibilità del mondo affettivo, emotivo, potremmo dire globalmente della dinamica del sentire. Non è sufficiente il sapere. Noi a volte spieghiamo, la liturgia la spieghiamo, facciamo didascalie, commenti, cioè, non è sufficiente il sapere. Se non senti quando celebri che stai incontrando qualcuno, che stai in relazione con Dio, è come se rimanesse inautentica la celebrazione. Ecco, questo mi pare una sfida vera. Non riduce la liturgia a sentimentalismo, ma al contrario, mette in moto la liturgia proprio perché senti, mette in moto anche l'intelligenza, mette in moto la volontà, mette in moto l'esperienza. Si è parlato molto anche del rapporto tra iniziazione cristiana, pastorale giovanile appunto e liturgia. Quali sono le questioni aperte e quale appunto, a suo modo di vedere, possibili soluzioni su questi rapporti? Allora, mi sembra di capire che veniamo da una società dove diventare italiano, venire alla vita e diventare cristiano erano cose che avevano una certa coincidenza. Quindi mi sembra che si possa dire che c'era una sorta di iniziazione sociale alla fede. Stiamo prendendo atto che non c'è più questa iniziazione sociale alla fede. In Italia venire alla vita non corrisponde più al venire alla fede. Ci stiamo rendendo conto che questo diventa un problema, e questa parola iniziazione, che penso fino a una quarantina di anni fa indicava un pezzettino del trattato di teologia dei sacramenti, battesimo, eucaristia e cresima, diventa invece un problema pastorale, cioè come inaugurare delle pratiche di iniziazione. Da qui si stanno aprendo mille sperimentazioni, mille possibilità e anche cose che non sono sempre facilmente armonizzabili. Mi sembra che bisogna evitare due rischi. Uno, l'idea di una iniziazione a volte un po' troppo stressata. La catechesi non può fare tutto, non può farsi carico di quello che facevano le famiglie fino a qualche anno fa, di quello che facevano le parrocchie. D'altra parte, meno male che emerge il problema, che abbiamo a che fare non semplicemente con una preparazione ai sacramenti di un livello di evangelizzazione già dato, di giovani che tutto sommato ne sapevano qualcosa, ma abbiamo a che fare con l'introdurre a questa avventura che è la vita di fede le giovani generazioni. Abbiamo posto il problema e stiamo intravedendo alcune soluzioni. Si sta svolgendo a Camaldoli la settimana teologica dedicata al tema liturgia e giovani dell'Associazione dei Professori e dei Cultori di Liturgia. Lei è intervenuto sul tema fede, rito e cultura contemporanea, punti di non ritorno. Quali sono in questo ambito gli elementi più importanti che lei ha mostrato? Quali sono, a suo modo di vedere, anche i punti sui quali continuare a lavorare? Sembra quanto mai importante tenere presente che i valori in genere, e quelli religiosi, cristiani in particolare, non maturano principalmente, primariamente, da ragionamenti, da teorie, da elucubrazioni, ma nascono da esperienze profonde che investono la sfera emotiva. Questo sembra un discorso fondamentale di non ritorno. Se vogliamo in qualche modo trasmettere i valori, visto che i valori, compresi quelli religiosi, nascono anzitutto e fondamentalmente dalla sfera emotiva, anche la loro trasmissione deve avvalersi della sfera emotiva e non essere solo istruzionali. Non basta insegnare i valori, bisogna in qualche modo farli percepire investendo buona parte dell'iniziazione, della formazione, anche sulla sfera emotiva.
Lei è intervenuto sul tema esperienza musicale e modello rituale. Quali sono gli elementi più significativi in questo ambito e i punti appunto del suo intervento? L'esperienza musicale a cui ci siamo riferiti è principalmente quella dei giovani, andando a ripercorrere il cammino anche della musica giovanile per la liturgia degli ultimi 50 anni, perché con l'ingresso della musica beat e poi della musica pop, di questi stili musicali nella liturgia è sicuramente cambiato qualcosa anche come modello rituale, perché la musica dei giovani è entrata nella liturgia e i giovani hanno valorizzato il loro modo di esprimersi con la musica, il loro modo di fare musica anche per vivere la fede, per vivere la preghiera nel contesto liturgico. Se vogliamo cogliere qualche elemento problematico è che non sempre c'è stata un'attenzione alle esigenze della liturgia, alle funzioni rituali, alle forme rituali. E un altro elemento che può essere problematico riguarda la qualità, il valore di questi canti, sia da un punto di vista musicale che testuale, e globalmente direi liturgico musicale, appunto anche per le funzioni liturgiche, non sempre è un valore di buon livello.